Esattamente un anno fa, proprio a settembre, il 17 settembre del 2014, il nostro focus metteva al centro le cure contro il cancro e le cosiddette reti oncologiche. Documentammo il meeting promosso a Praiano dalla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Oggi, a distanza di un anno, quindi torniamo, ecco, queste sono bellissime immagini che all'epoca girammo da Praiano, dall'Hotel Tritone. Torniamo quindi a distanza esattamente di un anno sull'argomento, perché su questo stesso argomento la LILT poi ha iterato un nuovo incontro, perché insiste su questo argomento e fa bene, per discutere appunto di reti oncologiche, questi network che dovrebbero fare sistema finalizzato a curare il paziente in maniera coerente, standardizzata, cioè secondo standard elevati, fino al termine della cura, fino al termine della terapia. Per parlarne con noi a Quotidiano Medicina Clementina Savastano, medico oncologo, dirigente della struttura complessa di oncologia nell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Benvenuta, dottoressa. Un anno fa dicemmo delle cose, che eravamo un po' molto indietro rispetto ad altre regioni, forse in un anno non molto, o forse niente è cambiato, però mi pare di aver letto che si sono meglio delineate, si sono definite le criticità, è vero, da affrontare con serietà in questa regione. La prima è sicuramente, la prima criticità è quella di riequilibrare le strutture oncologiche regionali con le pubbliche e le private sullo stesso piano, anche perché le private sono convenzionate, non so perché si faccia ancora questa distinzione, in un sistema che coinvolga, ho letto, anche i medici di medicina generale. In questo modo, cosa, dottoressa Savastano, cosa migliorerebbe? Cosa scatterebbe? Cosa migliorerebbe rispetto agli attuali standard che sono praticamente a zero come reti oncologiche in Campania? Allora, innanzitutto grazie dell'invito perché mi dà ancora una volta la possibilità di poter diciamo, trasmettere dei messaggi che come esponente diciamo, della LILT, un messaggio che portiamo avanti, quello dell'informazione della cultura. Come lei diceva, quindi quest'anno la LILT ha riorganizzato questo convegno, diciamo, devo dare merito al dottor Pistolese, che è il presidente della sezione di Salerno, che crede fortemente in queste iniziative. Che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Sicuramente niente da un punto di vista pratico per quello che riguarda soprattutto la nostra regione. È cambiato, forse noi abbiamo avuto uno scambio con le regioni che sono un po' più avanti di noi e questo credo che ci serva proprio per poter poi aiutare anche i nostri politici, diciamo, se vogliamo così, a definire dei percorsi. Ci siamo confrontati con la regione Piemonte, con il dottore Moirano che è il responsabile della sanità in Piemonte. Che diciamo che poi è la prima regione in Italia che ha standardizzato e messo a punto proprio le reti oncologiche. Abbiamo puntualizzato delle cose, cioè prima che cos'è la rete oncologica? La rete oncologica non è un insieme di professionisti, cioè non parliamo di multidisciplinarietà che è un discorso pratico o diciamo tecnico. La rete oncologica è una rete che definisce un percorso Sì, finalizzato al paziente. Finalizzato al paziente, quello che noi vediamo nei nostri ospedali, assistiamo a quello che è la solitudine o la disperazione a volte del cittadino, del O la paziente. rassegnazione La in molti rassegnazione casi. purtroppo anche in molti casi, perché quando al paziente viene diagnosticata io parlo di neoplasia, ma questo discorso lo possiamo estendere a tutte le patologie, ovviamente. Quando a un paziente viene diagnosticata una neoplasia, il percorso di questo paziente è legato al passaparola del familiare che ha avuto lo stesso problema, del Ho vicino di sentito casa. dire che è vero Ho questo. sentito dire qualche volta su internet, anche su internet, che ovviamente poi internet è uno strumento valido quando poi si sa anche consultare, quando vai sui siti giusti. Ecco, il Piemonte, quindi regione guida, da quello che intuisco dalle sue parole, che cos'è che avviene in questa regione che non si riesce a realizzare in Campania? Allora, diciamo che regione guida, ma anche regione virtuosa, perché loro hanno, lei inizialmente diceva,
le strutture pubbliche e le strutture private. Sì. Come lei diceva, la struttura privata convenzionati a tutti gli effetti una struttura pubblica. Sì. Quindi in un momento anche di crisi economica, sì, è ovvio che una riorganizzazione delle strutture non fa altro che generare dei risparmi. Allora, in Piemonte hanno individuato, oltre alle strutture pubbliche, le strutture private convenzionate, riducendo il numero delle strutture, sì, però potenziando le varie strutture. Cioè, funziona meglio, insomma. Funziona meglio perché, sì, ovviamente non si può pensare di avere una PET in ogni comune, certo, però l'ospedale che ha la PET deve essere collegato con l'ospedale che non l'ha, in questa rete appunto, sì, che non è determinata dal cittadino. Cioè, al cittadino non si può dire vai nella città X perché fai la PET. Sì. È l'ospedale, il medico di base, che e qui deve, appunto, la figura del medico, sì, di base, che devi in rete prenotare, devi dire, sì, tu vai in questo posto, sì, sì, a quest'ora e trovi. Questo non avviene assolutamente, perché al di là dello scambio interpersonale che abbiamo, per fortuna, anche quei medici di base, eccetera, però resta uno scambio interpersonale. Assolutamente, l'ho verificato anche io personalmente, questo gap che c'è, dove il paziente è lasciato spesso a se stesso e deve decidere da solo. Cioè, invece la rete è proprio questa, cioè quando è il sistema, è vero, che provvede a veicolare il paziente. Ora, certo, mi pare di aver letto che entro il 30 di questo mese c'è una scadenza importante, cioè le regioni devono deliberare. Sì, questa è un'indicazione statale, nazionale. Praticamente, sì, le regioni dovrebbero uniformarsi a questa rete, diciamo, nel senso che si dovrebbero organizzare questi contatti, tra la struttura e le strutture private e pubbliche, al fine di definire questi percorsi diagnostico-terapeutici. Sì. E chi non lo fa? Chi non lo fa, certo, ci sono delle sanzioni, sì, cioè nel senso che le regioni che non si adegueranno a questo non avranno i finanziamenti dello Stato. Ecco. Quindi immagini il danno per una regione come la nostra, che già versa in condizioni non proprio piacevoli, immagine che cosa significherebbe non avere alcuna rimessa da parte dello Stato. Non solo, ma i politici regionali, se non si fa questa cosa, o si ritarda, o non si fa come si deve, poi dovranno spiegare agli elettori. Dovranno spiegarlo, diciamo, perché non anche, è stato fatto. Ma diciamo che sono anche in questo non temo molto, perché penso che sono molto bravi, sì, a giustificarsi. Allora, ho letto una dichiarazione di un primario, il dottor Botti, primario di una importante azienda a Napoli, primario, mi pare, anatomopatologo, sì, sì, che la biopsia, cioè si intuisce che la biopsia è uno dei, diciamo, una delle piaghe, ecco, della biopsia, il prelievo e l'esame istologico di una porzione di tessuto. Lo può spiegare lei, per esempio, nel caso del tumore? Sì, diciamo, significa prelevare un, sì, tessuto, fissarlo in una maniera ovviamente adeguata, preparare proprio delle fettine di questo tessuto in modo che poi l'anatomopatologo possa leggere i vetrini e, sì, diagnosticare. È chiaro che è fondamentale la preparazione del tessuto. Sì, certo. Questa è una dichiarazione che noi abbiamo rilevato dal Mattino, mi pare, da un giornale, sì, che, dove appunto Botti dichiara, dice, purtroppo che cosa succede? Che arriva da noi un paziente da una struttura, da un ospedale periferico, con una biopsia che noi dobbiamo rifare, quindi ovviamente questo fa perdere tempo. Beh, è certamente un caso, rifarla perché? Perché dice lui, perlomeno la sua affermazione, le procedure non sempre sono uguali, non sono standardizzate, probabilmente è anche un problema di perizia. Non solo non sono standardizzate, ma soprattutto credo un problema di competenza. Di competenza, quindi bisogna rifarlo. Nel frattempo passano giorni, passa anche qualche mese, il paziente si aggrava, perché poi parliamo di tumori, non di affreddure, certo, di influenza. Ma consideri che ripetere poi una biopsia non è sempre semplice, cioè, perché, certo, molte volte sono delle manovre comunque cruente, dolorose per il paziente, sì, quindi a parte la perdita di tempo, anche la sofferenza che viene, sì, aumentata in questi pazienti. Sì, diciamo che noi non vogliamo credere ad una mala sanità, o meglio, non vogliamo credere ad una imperizia del medico. Io ho grande rispetto per tutti i medici, gente che ha studiato. Io credo invece più alla mala sanità, cioè ad una burocrazia
e ad un sistema che non garantisce la velocità. Ecco, la rete, quella che noi, di cui noi stiamo parlando oggi, entrare in rete per un paziente oncologico può significare la salvezza, è vero? La velocità. Ma la rete diventa, è un fatto culturale, ma diventa un fatto pratico. Allora, l'organizzazione della rete nei percorsi che dicevo prima, diagnostico-terapeutico, significa proprio questo. La regione dovrebbe anche avere un controllo sulla qualità della struttura pubblica, intesa sia ospedale sia le strutture private, mi ripeto, ma volutamente la struttura privata convenzionata è una struttura pubblica. Sì. La qualità di questa struttura deve essere certificata, sì. Cioè non è possibile che un paziente vada a fare un esame presso una struttura se quella struttura non è dotata, al di là del professionista competente, ma anche delle macchine adeguate. Certo. Cioè non è possibile, per esempio, fare una mammografia con un vecchio mammografo, quando oggi ci sono sistemi digitali, tomosintesi, eccetera, che hanno un'alta definizione. Certamente. Ogni paziente ha diritto a fare la migliore mammografia. Certo, certo. Ne abbiamo parlato con il dottor Gaetano Pellegrino, che insiste anche lui sulla necessità. Lui che ha il 3D, il tomosintesi, certo. che le aziende pubbliche si dotino anche se, che ma svecchino insomma il materiale, cioè, ormai io dico, certo, io dico è meglio non fare una mammografia fare, sì, piuttosto che fare una cattiva mammografia. E passiamo alla radioterapia. La radioterapia è un'altra, come dire, un'altra piccola piaga, forse grande, piccola grande piaga in Campania. Com'è possibile, le chiedo, che la Campania, come si legge da questo titolo, ma lo sappiamo, lo leggiamo sempre, sia in fondo a tutte le regioni italiane per numero di acceleratori lineari, che sono quelle macchine che convogliano verso un punto preciso, microscopico, in questo caso le cellule tumorali, questi raggi, questi neutroni, per, appunto, per guarire o perlomeno per irradiare, è vero, irradiare la zona. Beh, anche guarire, perché e anche guarire, sì, anche guarire, anche se poi può darsi che non sia una guarigione definitiva, però si fa la radio, credo, dopo, o a prescindere da un intervento chirurgico, o anche dopo, è vero, l'intervento chirurgico. Certo, si fa sia come radioterapia precauzionale, nel senso dopo un intervento per evitare possibili recidivi o metastasi, o si fa anche una radioterapia palliativa quando ci sono delle metastasi, sì, quindi a scopo anche sintomatico, per togliere il dolore, per evitare una compressione midollare, sì, quindi sì, sono varie forme di radioterapia. E purtroppo in Campania abbiamo pochi acceleratori, sì, pubblici, qualcuno in più privato convenzionato. Dal momento che non c'è questa rete, è successo che alla fine sono finiti i fondi, per cui ci troviamo ripetiamolo, i fondi per i privati, i fondi per i privati, privati convenzionati, i famosi tetti, perfetto, per cui da credo a Napoli già da luglio, sì, in Campania, cioè a Salerno adesso da settembre, sono bloccati tutti gli esami non convenzionati. Non si fanno le radioterapie nei centri privati, che poi sono pubblici, ma non si fanno neanche nei centri pubblici. No, noi come Salerno in questo caso siamo un po' più fortunati, perché noi abbiamo un acceleratore lineare, stanno montando il secondo acceleratore, quindi i cittadini di Salerno riescono. Per esempio si assiste a una situazione paradossale, che per esempio il Cardarelli, che è la più grossa azienda ospedaliera della Campania, non è provvisto di radioterapia. Quindi da Napoli vengono a Salerno? Qualcuno viene a Salerno, ma si immagini il disagio per un paziente. Certo. La radioterapia è una terapia che si fa quotidianamente, sì, anche per 30 giorni. Sì, sì. E quindi diciamo che alla fine, ecco, anche dai vostri incontri, questi confronti che avete avuto con Regione Veneto, Regione Piemonte, Regione Lombardia, anche le regioni, mi pare, dell'Italia centrale, ecco, esce fuori che cosa? Per lasciare un messaggio, insomma, dottoressa Savastani. Il messaggio è quello di farsi sentire, forse anche tutti quanti, professionisti, cittadini. Senza egoismi. Senza personalismi. Senza quell'insulsaggine, no, assolutamente, si è che parlato, spesso caratterizza il vostro ambiente medico. Sicuramente. Allora, si è parlato anche dell'integrazione in questo incontro, dell'integrazione tra ospedale e università.
anche in questo caso è un qualcosa che si dovrebbe fare senza personalismi, cioè ognuno di noi ha le sue peculiarità, per cui sicuramente il docente universitario può avere una perizia, una competenza maggiore ad insegnare, come l'ospedaliere ha una competenza maggiore nell'assistenza, e quindi è l'integrazione. Riusciremo a vincere questi egoismi, questi personalismi nel vostro sistema sanitario, nel vostro ordine dei medici? E sarà possibile svecchiare, cambiare, modificare, migliorare, insomma, ma io spero, il paziente? Non nei giovani. Al centro dell'attenzione, il paziente. Io spero nei giovani, perché purtroppo la nostra generazione è ancora malata di questi personalismi, per cui anche l'altro giorno parlavamo, per esempio, questa è un'autocritica che mi piace. Così, noi l'altro giorno parlavamo anche di una crisi che abbiamo, di una breast unit, e si parlava di chi coordina la breast unit. In altre regioni, in altre nazioni, non c'è chi coordina la breast unit, si stabilisce chi è la persona, lo specialista che ha la maggiore competenza, e non per meriti non medici, così come se uno specialista può non essere all'altezza, si può avere un turnover e cambiare, non fossilizzare. Qui una volta che si è occupata una poltrona, si ha molta difficoltà a lasciarla. Si scattano i vari collanti, le colle che restano attaccate alle natiche. Un attack.